Siamo a San Marino, siamo con un amico, un mio amico, con Stefano De Grandis, e colgo l'occasione non per parlare di questo torneo, dove comunque è passato al dei due comodo, ma per raccontare com'è andata la sua seconda esperienza a Las Vegas. Nella prima è andato a sposarsi e nella seconda, Stefano, ciao. Nella seconda sono andato a perdere un po' di soldi, però mi sono divertito, è sempre divertente. Mi ero divertito anche la prima volta, mi ero pure sposato con Caressa che faceva il testimone. Ah, quindi... non ti sei sposato con Caressa? No, perché non è il mio tipo, c'è okay. Un po' di... un pochetto, capito? Poi ti tira i bidoni. Ammazza, Pacoman. Tu lo sai perché sì. Fai parte del nostro gruppettino, quando ci vediamo lui dice vengo, sì, no, probabilmente, forse, non vengo. Sit out. Vuoi sapere qualcosa di sì. Las Vegas? Sì, volevo sapere com'è andata Las Vegas, so che sei andato con un gruppo particolare. Ma sì, un gruppo di amici, devo dire che uno di questi amici, che è Federico Butteroni, è il November 9, e quindi, cioè, grande emozione. Non è proprio amico mio, però l'ho conosciuto lì, ragazzo spigliato, carino, che sa giocare molto bene, ha già andato a premi e si è ripetuto, quindi si arriva sempre, vuol dire che è bravo. Credo che te l'abbia presentato la persona che gli sta facendo un po' da mental coach a Las Vegas, che è Fiodor Martino. Fiodor Martino, non so se gli faccio la mental coach, perché secondo me fra loro due è più bravo Butteroni, però okay. Fiodor è invece il pigmalione, quello che sostiene, quello che quota pure, okay. Diciamo la verità, quota. Che quindi anche in parte, quindi meglio per lui, no? Ok, e oltre alla quota di Fiodor so che è stato sostenuto da tanti giocatori. Sì, guarda, io so che lui era un po' indeciso se farlo o non farlo, però ha talento. Alla fine hanno detto, ma dai, fallo, prendiamo alcune quote, quindi alcuni hanno preso delle quote. Ti dirò che un mio amico... ma proprio amico, ma proprio con la A maiuscola, amico, a un certo punto si è scambiato un 1%, che però può voler dire una fortuna a questo sì, punto, cioè si parte da $1 milioni. Sì, lo so, e so anche che voler dire una fortuna, perché io di quote del genere ne avevo in giro 5, perché diciamo, ma se va bene e uno arriva primo sono quegli 80.000. E certo, no, fate bene, devo dirti la verità, io... A me non mi reggerebbe la pompa in romanesco sarebbe la pompa, sì. No? Sono nato a Roma. Esatto, beh, non mi reggerebbe, perché fare un torneo da $10.000 fa sì che le carte ti pesano, il race ti pesa. Qua mi viene molto meglio, potevo fare il gradasso anche un po', perché è una quota un po' più aderente alle mie abitudini. Quindi hai conosciuto Federico e non voleva grande. Farlo e poi... E poi l'ha fatto, è stato il primo degli italiani, è andato bene, ha avuto alcuni colpi di fortuna, ma è stato anche molto bravo. A me sembra bravo anche quando parla di poker, l'ho sentito raccontare delle mani, mi sembra uno che ci sappia fare. L'importante è che quando si è bravi e si ha fortuna, poi non si devono, diciamo, secondo me almeno, regalare i giochi gamblerando, cioè nelle altre cose che non sono il poker, dove l'abilità magari spicca di più. Ok, quindi intanto facciamo l'in bocca al lupo a Federico Butteroni per il November 9, sperando che riesca a fare del suo meglio. E poi tu anche... non fare come Pacco Mencaressa e vieni a giocare con noi, perché noi ci divertiamo. Io lo sai che quando posso vengo. Ma l'anno scorso è venuto Davide Suriano, tra l'altro, a giocare con noi. Dopo non c'ero vinto... io. Non c'eri, era... È arrivato male, sì, i professionisti sì. Che vengono, che sono bravi, sì. A parte Pagano che ha vinto una volta, è arrivato una volta a nono Lacchinelli, una volta a nono Suriano. Cioè, ma tu devi sapere che Suriano si è trovato un po' male, perché tribettava tutte le mani, sì. Però si trovava qualcuno che lo forbettava eri sempre. Ma tu sei un sozzone, però. Sozzone in romanesco significa sporcaccione. E quindi... Però, bella coppia anche loro. Chiudiamo, perché sennò là ti tirano il computer addosso alla parete. Okay. Senti, noi chiudiamo, va bene, quindi no, grande Federico, noi andiamo a mangiare. Grande Federico, siamo tutti contenti, siamo tutti per te a novembre 9.